È buono qui, è buono qui. Ciao ragazzi, oggi un po' imitazione alla Maurione Nazionale, il di Lernia, no? Ma ci vuole un bel caffè, ci ho proprio bisogno. Eccolo qua, Mr. Right. Mai, mai, mai. Questo è proprio, diciamo, all'antitesi rispetto alla mia figura, vabbè. Finiamo da questo vittimismo prettamente di maschile, diciamo. Oggi di che cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di questo contest che ho deciso di portare sul canale, ovvero mi sbarbo tutto il mese di febbraio, in realtà ho iniziato il 31 gennaio, con prodotti inerenti la rasatura da banco, ok? Prodotti inerenti alla rasatura tradizionale da banco. Quindi eccoti qui il mitico denim che già abbiamo provato in passato. Intanto mi sono dimenticato di attivare l'altra telecamera e quindi lo facciamo subito subito. Eccotela qui, attivata. Non so perché, ma mi sono proprio dimenticato. Questa è una chicca che mi ha portato, mi ha spiegato più che altro il buon Francesco Lalla, che saluto con tanto affetto, che mi ha spiegato un po' tecnicamente come funziona il tutto. Yaki, ok? Lo portiamo subito a fare il bagnetto e partiamo con l'insaponata. Allora, denim, ragazzi, di che parliamo? Formazione iperclassica, come puoi vedere qui ho messo in ciotola ho messo l'acqua un po' in ciotola, diciamo che abbondiamo un po'. Meglio s'abbundare quando deficere. Mamma mia, tanto qua mi sfugge tutto. Partiamo subito, vediamo un po' come si comporta questo sinteticone, questo plasticone, questo sapone, che è un sapone da poco più di un euro, ma ricco ricco di materie che fanno da booster, no? Di materie prime che fanno da booster, di additivi. La profumazione è quella che è. Saponcino da, se non mi sbaglio, l'ho pagato 99 centesimi. Andiamo ad utilizzare sempre lo stesso set utilizzato anche, tanto metto un po' d'acqua, per in settimana. Quindi il Mercur 34CHD armato con le persona israeliane. Non adoro tanto montare andando a premere il ciuffo, ho paura, temo che si possa creare dell'aria ed ecco che quindi vado a montare sempre ed esclusivamente con le punte. Barbetta di 2 giorni. L'esperienza dell'ultima rasatura è stata un'esperienza che mi ha portato un po' di prurito e arrossamento nella zona sottocollo, che quindi vedo che è ancora un po' irritata. Po' d'acqua ce la mettiamo, sempre un po' alla volta. E niente, praticamente perché? Perché la mia pelle non è abituata proprio a radersi spesso. Ora non so se è un problema di pelle, c'è Vittorio, grande Vittorio Fronzaroli, che appunto nei suoi commenti sul gruppo continuamente ci ripete che la pelle va a abituarsi. Non lo so, non lo so, solo l'esperienza mi può far capire poi se andrà, va proprio come dice Vittorio, se è un caso, diciamo, soggettivo, ovvero che la mia pelle non ce l'ha, avrà adersi tutti i giorni o quasi tutti i giorni. Certo, la sensazione della pelle liscia è tanta tanta roba, già così mi dà noia. Tanto qui monta
che è una bellezza. Speriamo che sto registrando con questa seconda camera, anche perché questo può essere un modo anche per chi si sta approcciando, no, a questo mondo, per vedere un po' le tecniche, le varie tecniche, poi ognuno raggiunge la sua. Visto che un annetto fa feci un video su come smontare in ciotola, ora uso tutta un'altra tecnica. Che dite? Io direi che possiamo procedere con il continuare il montaggio andando a bagnare. Allora oggi vediamo che filamenti, eh? Abbiamo diciamo la sbarbata in camicia. Sono stato alcune volte mi sono stato commentato dicendo sei l'unico che si sbarba in camicia, oggi addirittura in maglione. Sapone che è molto molto liquido oggi, eh? Mi è venuto su un montaggio molto liquido. Voglio andarlo a fare un po' ritirare. Appoggiamo come ho fatto sempre il pennello sul mobile, copertura abbastanza scarsa, molto molto scarsa. Vabbè, vediamo come va. Allora, quindi abbiamo Mercur 34CHD con Persona Super Stylus israeliane. Leviamo gli occhiali, dimentico sempre e partiamo. Già mi sono macchiato. Ok.
andiamo subito a sciacquarci. Primo giro è andato. Posso vedere abbastanza soddisfatto. Solo segnalo un lieve bruciore in questa zona qui, prima proprio dovuto al sapone. Alcuni dicono sono gli oli essenziali, ma questo sapone ha gli oli essenziali? Andiamo ad utilizzare, poi a fare un po' di traverso, tanto proprio mi sono proprio dimenticato l'asciugamano di ordinanza, non so proprio dove l'ho messa. Ok, buon secondo passaggio, sciacquiamo giusto per renderci conto, però dico già buon un secondo passaggio anche sotto il naso. Andiamo a vedere un po' la mia zona più antipatica, quella del sottocollo, come si comporta. Andiamolo a testare andando a fare le finiture o rifiniture. Andiamo a riprendere un po' questo sapone, che ha una profumazione che può piacere come non, come un po' tutte, banalità, però molto anni 80. Abbiamo raccolto. Ecco però, attenzione, sebbene fossi convinto che fosse andato tranquillamente in sottonaso, ho avuto il ricordino. È un bel ricordino, eh? Un bel red dot. Quella zona non andremo a toccare, non andremo a toccare più, però
andiamo a vedere come si comporta ora qui. Qui ho fatto proprio io una sciocchezza, perché sono andato a prendere, ricordandomi i passaggi che ho fatto, sono andato a prendere il pelo in maniera proprio completamente diversa rispetto a come lo vado a tagliare solitamente, lo vado ad aggredire solitamente, e quindi mi si è creata questa situazione in cui mi sono creato questi 3-4 puntini, mi sono proprio fatto una sgranatura. Per il resto però, qui sotto ci è rimasto un po' qualcosa, però nulla di trascendentale, nulla di non accettabile. Quindi sciacquiamo, mettiamo la lumina di occa e traiamo le conclusioni. Allora, cosa dire su questo sapone? Cosa dire su questo sapone? Mentre mi metto al lume, penso cosa dirvi. Allora, è un sapone che non prendetemi per... Ecco, l'idea che ho di questo sapone è che non mi emoziona. Cosa intendo con questo? Intendo che non è un sapone che nella fragranza mi trasmette un qualcosa di particolare. Non mi piace, onestamente. Cioè, poi ho capito di essere una persona che tende a cambiare gusti nel giro di un anno. Ad esempio, l'anno scorso, wow, denim, odiavo Pro Raso Rossa, e ora... Wow, Pro Raso Rossa, Oreo Denim. Quindi in questo momento, che ti do la mia sensazione in questo momento, un sapone che non mi garba, non mi garba da un punto di vista di profumazione, ma dalla meccanica è un sapone veramente basic. Ti sbarbi, ti sbarbi, ma ecco, diciamo che se dovessi andare a acquistare questo sapone, non con 1 euro in più mi comprerei qualcos'altro. Ok, per me siamo su una fascia più bassa rispetto a qualcos'altro, quindi sulla stessa fascia di prezzo, come rapporto qualità-prezzo. Ok, è un sapone che sento che è molto plasticoso, inteso come qualcosa che quando vai a mettere in viso è come se senti proprio, non so, dei materiali plastici che ti avvolgono, e per questo lo sento un po' asettico. Questa è una sensazione mia, naturalmente, come se non facesse parte pienamente del processo di malasatura così come lo immagino io. Come se non, ecco, quando tu ti vai a radere, vai a sentire delle sensazioni nel montaggio, vai a sentire delle sensazioni olfattive, vai a sentire sensazioni anche di percezione tattile, ok? Con il denim questa sensazione non l'ho avuta, sento qualcosa, un po' di freddo, un po' di nel montaggio, nella composizione del sapone. Protezione inesistente, scorrevolezza data appunto dal sapone stesso, e niente. Mentre invece per quanto riguarda il Mercur 34C in seconda rasatura con queste
persona le trovo più dolci. Ora non facciamo caso a questo. Io andrei a portarle anche in terza rasatura. Ora vediamo quando riesco a fare il prossimo video. Ma le persona le ho trovate più morbide rispetto alla prima rasatura, e allo stesso tempo le ho trovate, diciamo, più confortevoli, ok? Senza perdere l'efficacia di taglio. Perfetto. Andiamo quindi a chiudere il tutto con un bend. Non fatevi confondere dai due red dot qui. I due red dot qui, Red Hot Chili Peppers. Bella, bella proprio. I due red dot qui sono dovuti a, credo, un errore mio nella manualità. Troppa confidenza al rasoio. Denim gold, ok? Denim gold vanigliato, molto molto buono. Eccezionale. Per me è una profumazione comunque invernale, eh. Fantastico. Buono, buono, buono. Ora andremo a vedere anche nel post come si va a comportare. Anche perché l'idea mia è quella di fare questa sorta di contest, di rubrica, dove andrò a provare un po' di saponi da banco in questo mese, per poi arrivare a dare dei giudizi miei personali sugli stessi con un video apposito dedicato. Ok? Ragazzi, mi ha fatto piacere se siete rimasti fino a qui con me. Mi raccomando, fate bravi, fate un buon fine settimana, iscrivetevi al canale e iscrivetevi al gruppo Neofiti per passione. E ricordate, pura barba s'ha da sapere fa. Ciao!